Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vi vado a mostrare un altro articolo che ho acquistato per la mia home gym. Tra l'altro, se non avete ancora visto il video di trasformazione della mia stanza deposito in home gym, vi invito a guardarlo e soprattutto a supportarmi iscrivendovi al canale e lasciando un like. Andiamo a vedere insieme questa panca. L'ho acquistata su Amazon, prezzo di 150 euro, non so se attualmente è ancora disponibile, vi lascio comunque il link in descrizione. Una raccomandazione che vi faccio: state attenti perché questa azienda ha diversi articoli, anche le panche cambiano per una sigla, quindi se acquistate la panca di un modello preciso e acquistate poi successivamente l'accessorio per andare, che ne so, a fare le gambe, leg extension e leg curl, non è detto che siano compatibili, quindi devono avere la sigla uguale. In questo caso io vi lascio per semplicità il link di questa panca specifica con gli altri due link dei prodotti che ho acquistato, che sono perfettamente compatibili con questo modello. L'azienda, vi dico subito, che è un'azienda polacca e mi piace tantissimo, sia per il fatto che è disponibile, ha subito risposto quando avevo dei diciamo quesiti, e devo dire che anche come struttura della panca la trovo davvero molto solida. Sono andato anche a recensire la panca della Decathlon, questa Bench 900, vi lascio la video recensione nel link in descrizione così potete darci un occhio. Devo dire che rispetto alla panca della Decathlon questa mi sembra davvero molto più pesante e solida. Innanzitutto potete vedere lo schienale come completamente ricoperto da questo tessuto in ecopelle rosso. Non so se si vede tanto bene, sembra più un rosa salmone dalle immagini, ma vi assicuro che è un bel rosso sangue, diciamo. Anche qua il sellino è dello stesso materiale, sulla parte sotto abbiamo invece ecopelle nera, cuciture ben fatte e devo dire che come spessore è bella morbida e tiene fino a 300 kg dichiarati. Avete anche questa parte dove potete, penso, inserire l'asciugamano, il telo da palestra, in modo che non vi cada. È regolabile, inclinabile in diverse angolazioni, potete quindi iniziare con un 90 gradi, fare diversi esercizi con i pesi o con i bilancieri, e la cosa che mi piace soprattutto è che potete anche declinarla, quindi andate a metterla sotto lo zero e avete, diciamo, la possibilità di fare croci con i manubri per il petto basso, eccetera. Il sellino è anche questo regolabile, andate semplicemente a togliere e a posizionare il gancio in corrispondenza dei fori per un'inclinazione diversa. Anche qui guardate la struttura, davvero solida. Questo è comunque metallo, abbiamo i piedini comunque coperti dalle parti gommate, e poi una modifica che sono andato a fare per poterla spostare facilmente è quella di aver messo queste due rotelline. Sono andato ovviamente a saldarle in modo che potete spostarla. Rotelline quindi non sono incluse, ve lo dico subito. Riguardo le istruzioni, è davvero facile montare la panca, ci vuole all'incirca un'oretta. La parte un po' più delicata è quella in cui dovete andare a posizionare lo schienale rispetto alla parte, la struttura in metallo, in modo che sia ben allineata e alla giusta altezza. Non ci sono i prefori, quindi dovete andare ad avvitare le viti sul tavolato, e quindi prendete bene le misure, perché una volta che avvitate poi resta così, e se andate poi a svitare, rifare i buchi, vi restano i buchi, non è bellissimo da vedere. Quindi assicuratevi di due cose: di averla posizionata in modo corretto, allineata e alla giusta altezza, perché se la posizionate troppo in alto vi resterà poi, quando andate a metterla in piano, troppo spazio tra il sellino e lo schienale, mentre se andate successivamente a metterla troppo in basso, questo discorso qua non riuscite a farlo, perché poi ovviamente fa, come posso dire, attrito con il sellino, non si riesce a piegare. Diciamo che se la volete mettere, a mio avviso, in modo corretto, lo spazio che dovete avere è circa questo. Vi do una dritta. Questo mi permette quindi di fare gli esercizi su panca senza risentire di questo spazio, perché alla fine non è rilevante, ma mi consente soprattutto di fare questo, ovvero di inclinarla
senza che mi vada ad interferire con il sellino, come vedete. Ora voi vi chiederete, ma caspita, avevi già la panca della Decathlon Bench 900, come mai ti sei comprato un'altra panca? Bene, il motivo che mi ha spinto a comprare questa panca è il fatto che posso utilizzarla sicuramente per esercizi con manubri bilancieri, ma soprattutto posso abbinarci gli esercizi per le gambe o anche fare la panca squat. Questo perché io vado a prendere l'accessorio che ho acquistato a parte, lo vado ad inserire in un attimo nel foro, e una volta che l'ho inserito nel foro posso andare a fare leg extension e leg curl. Lo stesso per l'attrezzo della panca squat, posso inserirlo, appoggiarci il bilanciere e fare i miei esercizi col bilanciere o con i singoli manubri. Se vi interessa la recensione degli accessori specifici, vi lascio il link in descrizione per andare a guardare le video recensioni, così vi faccio vedere gli esercizi, ve li faccio vedere un attimo meglio come si inseriscono e vi dico anche i prezzi. Mi raccomando, non sbagliate ad acquistare gli accessori e la panca di due modelli differenti, perché se sbagliate poi dovete fare, ripeto, il reso. Quindi per sicurezza vi lascio il link in descrizione degli accessori compatibili con la panca. Ci tenevo a dirvi che questo video non è sponsorizzato dall'azienda, quindi i prodotti li ho pagati di tasca mia. Se mi volete quindi supportare, a me farebbe piacere se lasciaste un like e vi iscriveste al canale, anche perché usciranno nuovissimi video a tema home gym.